Siglato questo pomeriggio in prefettura il patto per la sicurezza urbana. Il documento fa seguito agli accordi romani di Pigliaru col ministro dell'interno Minniti. Il Consiglio Comunale approva il bilancio 2018 con un mese di anticipo. Siamo un'amministrazione seria, dichiara il sindaco Nicola Sanna. Voto contrario delle opposizioni. Una famiglia di imprenditori è stata rapinata questa notte in una villa nella periferia di Alghero. I 6 banditi armati e mascherati hanno rubato soldi e gioielli. TG12, ben trovati, buonasera. Siglato questo pomeriggio in prefettura a Sassari il patto per la sicurezza urbana. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Nicola Sanna, dal governatore Pigliaru, dal prefetto Giuseppe Marani, dal presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Andrea Soddu e dal presidente di ANCI Sardegna Emiliano Deiana. Vediamo il servizio. Quello che sigliamo oggi è un documento necessario al miglioramento della qualità della vita e della nostra città ed è anche un monito a non abbassare mai la guardia e mantenere sempre l'attenzione sulle politiche di sicurezza. Queste le parole di Nicola Sanna al momento della firma del patto per la sicurezza urbana avvenuta nel pomeriggio di oggi nella sede della Prefettura di Sassari. Il patto fa seguito all'accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministro dell'Interno e la Regione Autonoma Sardegna, firmata il 27 febbraio a Roma e sottoscritto dal Sindaco di Sassari, dal Governatore Pigliaru, dal prefetto Giuseppe Marani, dal presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Andrea Soddu e dal presidente di ANCI Sardegna Emiliano Deiana. Obiettivi dell'accordo sono la promozione della sicurezza integrata urbana sul territorio, l'inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree urbane, nonché il rilevamento e il contrasto dei livelli di sicurezza e delle situazioni di illegalità. Obiettivo ultimo dei firmatari è garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale. Parliamo di cronaca. Rapinata in villa questa notte ad Alghero, 6 uomini hanno immobilizzato una famiglia di albergatori, derubandoli di denaro, gioielli ed altri oggetti di valore. Imponente caccia all'uomo delle forze dell'ordine su tutto il territorio. Sentiamo. Notte di terrore ad Alghero per una famiglia di imprenditori nel settore alberghiero. 6 malviventi, secondo le prime ricostruzioni, sono entrati nella villa alla periferia della città catalana da una porta finestra al piano terreno e hanno legato padre, madre e figlio, per poi derubarli di circa 6.000 euro in contanti, gioielli e altri oggetti di valore. Gli autori della rapina, armati di fucile e mascherati, sono poi fuggiti a bordo di un'auto. L'allarme è stato dato solo dopo che l'imprenditore è riuscito a liberarsi. Immediato a quel punto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Alghero. Ma i banditi avevano già un buon vantaggio. E quindi scattata la caccia all'uomo, le forze di polizia hanno allargato i controlli a tutto il territorio, con posti di blocco sulle strade e verifiche nei porti e negli aeroporti. Da una prima ricostruzione dei fatti e viste le modalità con le quali è stata compiuta la rapina, sembrerebbe che l'aggressione sia da ricondurre a dei veri e propri esperti nel compiere crimini di questo genere. E restiamo ancora sulla cronaca, ma ci spostiamo a Sassari. Blitz della squadra mobile e delle unità cinofile questa mattina all'istituto alberghiero di Sassari. Rinvenuti alcune dosi di hashish e marijuana. È probabile che nei prossimi giorni i controlli si estendano anche ad altre scuole. Vediamo il servizio. Controlli a tappeto questa mattina di unità cinofile e polizia di Stato nella scuola alberghiero di Sassari, uno dei quartieri più popolosi della città, Santa Maria di Pisa. Dalle 8 del mattino gli studenti hanno trovato all'ingresso della scuola, vicino ai cancelli, le volanti della squadra mobile al comando del dirigente Dario Mongiovì e unità cinofile antidroga della Polizia di Stato di Abbasanta. Subito dopo, quando i ragazzi sono entrati nelle classi, l'irruzione di agenti e cani antidroga. L'operazione si è svolta con la massima collaborazione del dirigente scolastico Maria Luisa Pala, ma senza dare alcuna comunicazione ai ragazzi, tant'è che nell'ispezione sono state rinvenute alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, immediatamente sequestrate e i possessori segnalati alle autorità competenti. Un blitz che non mancherà di ripetersi in altri istituti scolastici della città. Questa mattina il Consiglio Comunale ha discusso e approvato a maggioranza il documento contabile di previsione per il 2018. No dalle opposizioni. Un bilancio approvato con un mese di anticipo. Dimostra che siamo un'amministrazione seria che rispetta le scadenze, ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna. Sentiamo il servizio di Luca Fodai.
Un bilancio sano e approvato con un mese di anticipo dimostra che siamo un'amministrazione seria che rispetta le scadenze. Lo ha rimarcato questa mattina il sindaco Nicola Sanna in chiusura del dibattito sul bilancio di previsione 2018-2020 approvato dalla maggioranza di centro-sinistra con il voto contrario delle opposizioni. Grazie a questa amministrazione sono state messe in campo politiche e risultati positivi, ha proseguito il primo cittadino. Contrariamente a quanto affermato dall'opposizione, l'attività di programmazione in questi anni è andata avanti. Per Sassari abbiamo a disposizione fondi europei per 350 milioni di euro, tra cui i finanziamenti per rimettere in sesto gli ospedali. Ma sono arrivati anche soldi per il centro storico e per le periferie urbane. Tutto questo nonostante i severi vincoli previsti dal governo nazionale per gli enti locali. Ma grazie anche al contributo dei cittadini sassaresi siamo in grado di reggere l'impatto, ha detto ancora Nicola Sanna. E in un quadro di contrazione della spesa, essere riusciti a far fronte a entrate in meno non previste di 4 milioni di euro fa sì che il risultato sia positivo, ha spiegato l'assessore alle politiche finanziarie Simone Campus. Un bilancio che offre e garantisce ai cittadini servizi importantissimi, con attenzione al sociale e agli investimenti, ha ricordato Giuseppe Masala, PD, in fase di dichiarazione di voto. E invece negativo il giudizio espresso dalle opposizioni sul bilancio previsionale del Comune di Sassari, approvato questa mattina dalla maggioranza di centrosinistra. Manuel Alivesi, Forza Italia, Maurilio Murru, Movimento 5 Stelle e Giancarlo Carta, Fratelli d'Italia, bocciano senza appello il documento contabile. Sentiamo. La città di Sassari non merita questa amministrazione. Il giudizio di Manuel Alivesi, Forza Italia, sul bilancio previsionale 2018 approvato questa mattina dal Consiglio Comunale, con le opposizioni che hanno votato no. L'ultimo anno di previsione per un'amministrazione che si sta stancamente avviando alla fine di questo mandato fallimentare fin dall'inizio. E noi abbiamo capito che all'interno di questo bilancio purtroppo non ci saranno le soluzioni per il raggiungimento di quegli obiettivi dichiarati all'inizio del mandato. Solo a parole, purtroppo, si annuncia il sostegno alle categorie più deboli, un bilancio che non consegna alla città la previsione di realizzazione di alcuna nuova opera, solamente tristi annunci. Per non parlare poi del problema della tassazione arrivata a livelli apicali. Non ci resta che prendere atto di un bilancio che non offre prospettive e che genera davvero poche speranze, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maurilio Murru. Due gli aspetti critici, secondo l'esponente pentastellato. I vincoli, introdotti dai governi nazionale e regionale, non permettono uno sguardo verso il futuro. E poi la percezione e la qualità della vita. Sassari è cambiata e la classe politica non è più in grado di ascoltare. Un bilancio, insomma, privo di stimoli diretti alla crescita della città, rivolto a mantenere la situazione attuale che non piace a nessuno, ma che fa comodo a chi in questo modo pensa di riuscire a mantenere il controllo politico, ha proseguito Murru. No anche da Giancarlo Carta. Fratelli d'Italia ha votato contro questo bilancio perché lo riteniamo totalmente inadeguato alle esigenze della nostra città, che soffre in questo momento di una grave crisi economica e di una grave crisi sociale, e questo bilancio assolutamente non dà risposte in questo senso. E ci spostiamo a Porto Torres. La giunta regionale dà il via libera alla bonifica dell'ex area Sindial per un sito di raccolta che permetterà di avviare la bonifica nel sito pesantemente inquinato. Vediamo il servizio. Giudizio positivo dalla giunta Pigliaru per la compatibilità ambientale della fase 1 del progetto Nuraghe nell'ex area Sindial per un sito di raccolta nell'area industriale di Porto Torres. Con l'approvazione di questa delibera, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Donatella Spano, abbiamo ultimato l'iter regionale per la bonifica di un sito pesantemente inquinato. I tempi per le bonifiche sono impegnativi, ma l'impegno preso ci spinge a rispettare puntualmente i cronoprogrammi per costruire un futuro sostenibile per i territori. La delibera permetterà quindi di bonificare un'area fortemente compromessa dall'attività industriale del passato. Il progetto Nuraghe è il frutto di un lavoro di oltre 10 anni avviato con una lunga caratterizzazione dell'area Sindial di Porto Torres, la più estesa e la più critica dal punto di vista ambientale del sito di interesse nazionale di Porto Torres. L'assessore Spano ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici dell'assessorato all'ambiente e di tutte le strutture tecnico-amministrative coinvolte.
È stato presentato oggi il progetto Lighthouse, il polo tecnologico del Consorzio Industriale di Sassari. All'inaugurazione erano presenti il presidente della regione Francesco Pigliaru, i sindaci Mario Bruno e Nicola Sanna e il presidente del Consorzio Pasquale Taula. L'obiettivo del Lighthouse è incentivare start-up e supportare le imprese. Ce ne parla Valeria Secchi. Si è tenuta questa mattina la presentazione del progetto Lighthouse, il polo tecnologico del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. La struttura sarà edificata nella zona industriale di San Marco ad Alghero e diventerà uno spazio dedicato all'innovazione ambientale ed energetica. All'inaugurazione del cantiere erano presenti il presidente della regione Francesco Pigliaru, i sindaci di Alghero e Sassari Mario Bruno e Nicola Sanna e il presidente del consorzio industriale Pasquale Taula. Obiettivo del Lighthouse è quello di incentivare le start-up, supportare l'innovazione sui materiali e sui processi produttivi e favorire il confronto e la collaborazione tra laboratori scientifico-tecnologici e l'imprenditoria. Il progetto del Lighthouse, composto da 3 edifici ed un'ampia area verde, è fondato sulla sostenibilità. L'utilizzo di materiali ecocompatibili ed impianti fotovoltaici rende la struttura autosufficiente da un punto di vista energetico. Luoghi come questo sono necessari per creare le competenze del futuro al servizio di persone e imprese, ha dichiarato Francesco Pigliaru. Scopo del Lighthouse, ha commentato Pasquale Taula, è fornire un'interfaccia utile alla raccolta di finanziamenti su scala nazionale ed europea. Il Light sarà inoltre in grado di fornire una serie di servizi, quali la certificazione di prodotti innovativi e la promozione commerciale di nuove iniziative in ambito industriale. Presentato all'Auditorium del Carmelo il convegno Il futuro a tavola, organizzato dall'Associazione Culturale Ma Donne. Alla discussione sono intervenuti l'entomologo Roberto Pantaleoni e la psicoterapeuta Maria Grazia Milia. Ce ne parlano Maria Scanu e Maria Pilo. 10 kg di erba producono un solo chilo di vacca, ma 9 kg di insetti. Queste le parole dell'entomologo Roberto Pantaleoni, tra gli ospiti del convegno presentato a Sassari all'Auditorium del Carmelo, Il futuro a tavola, organizzato dall'Associazione Culturale Madonne. La psicoterapeuta e dietista Maria Grazia Milia ha esposto il tema dell'alimentazione e i suoi disturbi, mentre l'argomento dell'inserimento degli insetti nella dieta di tutti i giorni, in quanto contengono più proteine e meno grassi rispetto alla carne bovina, è stato trattato da Roberto Pantaleoni. A fine dibattito, gli studenti del Conservatorio di Sassari hanno eseguito, con tromba e fagotto, alcune delle migliori arie di Bach e Clark. A conclusione, una lettura scenica di Riccardo Manzani, adattata ad Antonio Strinna, su Azotto, tratto dal libro La tavola periodica di Primo Levi. Grande successo e coinvolgimento tra il pubblico in sala. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bentornati in studio con la pagina sportiva, parliamo di calcio. Nel campionato di promozione gli universitari perdono in casa contro il Posada, in un vero e proprio scontro salvezza. Sulle immagini concesse da Radio Macomer Centrale, il servizio curato da Icori Bichesu. Nel campionato di promozione regionale il CUS Sassari va avanti nel suo progetto che punta sui giovani e su atleti reclutati dall'università. Nello scontro salvezza contro il Posada cede l'intera posta in palio agli ospiti, frutto probabilmente di inesperienza. A fine gara l'impressione degli allenatori Omar Farina e Massimiliano Ribichesu. Sì, vale per tanti fattori, perché è un periodo non buono, perché secondo me raccogliamo poco rispetto a quello che poi facciamo in campo. Penso che siamo un po' a credito con questo campionato.
Mi è piaciuta tanto la volontà, la voglia di non mollare. Alla fine puoi insegnare calcio quanto vuoi, provare mille cose, poi i ragazzi anche in momenti non facili si aiutano tra di loro, perché il gruppo è veramente tanto unito. Poi al di fuori magari non si vede, ma nello spogliatoio chi lo vive ogni giorno sa che almeno questa è una nota positiva sulla quale lavorare. Ma recriminazioni, poi il calcio purtroppo è fatto così, sbagli e poi la prima occasione viene punito, anche se è onore al merito ai ragazzi di Posada che comunque hanno interpretato una partita sulla grinta, sulla determinazione. A noi è mancato il gol, abbiamo avuto anche l'occasione col rigore di pareggiare la partita e magari lì, sai, segni, fai l'1-1, l'inerzia poi della gara cambia. Abbiamo stravolto la squadra, universitari e ragazzi anche del settore giovanile che sono cresciuti nel tempo, l'anno scorso sono stati promossi in prima squadra. Però non è una scusa o comunque un nascondersi, questa è la squadra, noi dobbiamo continuare a crederci sino alla fine, il campionato è ancora lungo, ci dà la possibilità di recuperare. Consueto appuntamento con i risultati di volley riguardanti la Silvio Pellico 3P nel servizio che andiamo a sentire. Andiamo a leggere il report settimanale che ci arriva da casa Silvio Pellico 3P, che ha vissuto un weekend difficile. Sabato scorso ha vinto solo la squadra maggiore, la Serie C maschile a Missima Assicurazione. I ragazzi di coach Andrea Enrico battono in casa per 3-0 l'altra società storica di volley sarda, l'Aquila Cagliari. Perdono la prima divisione maschile, ristorante pizzeria Speed Day da Dittiri per 3-0. Parte anche la Serie D femminile, Marco Galleri, questa volta in casa per 3-1 contro il Nuoro. Anche domenica la prima divisione femminile ha ceduto per 3-1 sempre a Sassari, ma in casa della San Giuseppe Virtus. Così anche per le Pellicanine e la terza divisione femminile, che lunedì scorso sono cadute per 3-0 nel campo delle cugine dell'Orion. Si spera in una pronta ripresa delle squadre della Silvio Pellico già a partire da questo fine settimana. Era questa l'ultima notizia del TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi.tv, sulla pagina internet www.canale12.it e ancora sui social Facebook, Instagram e YouTube. Vi ricordo il prossimo appuntamento domani mattina alle ore 7 con il rullo e il TG condotti alle ore 14:19:45. A seguire le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.